Ciao, siamo Vale. E Orri. Oggi vi faccio dei moscardini alla genovese a modo mio. Ingredienti per moscardini alla genovese: 800 g di moscardini puliti, olio di oliva extravergine, brodo vegetale. 20 g di funghi porcini secchi che ho precedentemente preparato, vi lascio il link della ricetta in descrizione. 8 pomodorini maturi piccadilli, un ciuffo di rosmarino, uno spicchio d'aglio, una cipolla bianca piccola, sale fino, pepe nero e fette di pane casereccio raffermo. Inizio a preparare la ricetta. Davide, il mio pescivendolo, me li ha puliti bene. Ora io gli tolgo la pelle e li lavo bene. Vanno lavati bene, bene, bene. Ci vuole un momentino di pazienza. È un po' come la seppia. Ecco qua. La togliere, vedete che viene via bene. Ok, le laviamo bene, sempre con l'acqua fredda. Ci vuole un attimino di pazienza e pian piano la pelle viene via. Al limite dove c'è il tentacolo che non riusciamo bene lo lasciamo così. Vanno lavate bene dove il moscardino si appoggia, dove c'è i tentacoli, che è sporco. E se necessita li laviamo ancora un'altra volta. Ho finito di lavare e pelare i moscardini. La parte dei tentacoli l'ho tagliata in due. Adesso tutto pronto, poi ho messo in ammollo i funghi porcini in acqua tiepida, poi ho tagliato a pezzettini i pomodorini, il rosmarino, la cipolla e l'aglio, gli ho tolto l'anima. Adesso tutto pronto per proseguire con la ricetta. Ho messo 4 cucchiai di olio a scaldare in una pentola, metto la cipolla, l'aglio, il rosmarino, miriamo un attimino bene, aggiungiamo i funghi che ho già strizzato e i pomodorini. Facciamo saltare il tutto per 5-6 minuti e poi mettiamo i moscardini. Ci vediamo dopo. Sono passati 5 minuti, inizio a mettere i moscardini. Giriamo solo un attimino così, poi metto un po' di sale, sale fino. Così. Ok, e mettiamo un paio di nestoli di brodo. Giriamo bene il tutto. Lo metto sulla fiamma media e facciamo cuocere per 45 minuti circa. Se manca il brodo, si aggiunge da girare ogni tanto. Nel frattempo che cuociono i moscardini, preparo le fette di pane abbrustolite con un goccino di olio e sale. Mettiamo un pochino di olio appena appena sopra e un po' di sale. Quando è pronto da una parte, giriamo e facciamo lo stesso trattamento. Sono passati 45 minuti, i moscardini sono cotti, ci vediamo dopo quando ho impiattato. Questi sono i moscardini alla genovese fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i moscardini alla genovese? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!